prosegue a Taranto la quarta edizione del primo festival di poesia e letteratura nel Mediterraneo, diretto da Tiziana Magri, ideatrice anche della rassegna, ma anche giornalista e direttrice artistica. Ringrazio e saluto. Ciao Tiziana e buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, come sta andando questo festival? Ci spieghi un po' quali sono le peculiarità, gli ospiti, gli eventi da segnare in agenda. Beh, il festival sta andando bene, siamo alla quarta edizione, tenendo anche conto dell'edizione online, si può dire che siamo la quinta. Nasce dove la poesia resta la nostra linea maestra, no? La parola poetica, insomma, si è deciso di immaginare una nuova città più inclusiva, ma soprattutto profetizzare, no? Una rigenerazione della nostra città, della città di Taranto, ma in realtà del sud e del Mediterraneo, attraverso la cultura, le arti, ma soprattutto per mezzo della poesia. Qual è stato l'obiettivo primo del festival, che rientra nel progetto La Restanza, la resilienza di chi resta, che è una progettazione a 360 gradi che spazia dalla cultura all'esperienza semplicemente anche dei luoghi, è stato quello di portare qui a Taranto una congiura di poeti, prendendo proprio spunto delle parole di Tiziano Terzani, proprio per scuotere le coscienze e dare valore soprattutto a quello che si dice, alla parola, quindi partire un ricambio, un cambio, una rigenerazione e una valorizzazione della città di Taranto non può che partire dal dare peso alle parole che usiamo, sia nei confronti della città che sia tra noi, alla luce dei tanti conflitti sociali di cui la città di Taranto è stata protagonista ed è purtroppo ancora protagonista da anni in merito alla questione ambientale e tanto altro. Appuntamenti. Gli appuntamenti, allora, lo scorso appuntamento, in realtà abbiamo iniziato il 5 agosto con reading poetici, poi da sabato scorso siamo rientrati nel pieno della programmazione del festival, che durerà fino al 30 ottobre, con autori nazionali e internazionali. Sabato 19 è stato con noi Mario Sant'Agostini, che è un candidato premio Strega, premio Carducci 2022, Mary Bitolusso, anche candidata premio Strega. Davvero tanti autori meritevoli, molti anche del sud. Sabato 26 avremo un reading collettivo di una casa editrice, quindi tanti giovani autori, diciamo alle prime armi, ma anche no, e un momento di incontro di rete tra direttori di festival che provengono da diverse parti d'Italia, insomma chi si è reso disponibile ad essere qui a Taranto il 26 agosto, che non è stato semplice. Tant'è vero che questo lo riteniamo come un primo appuntamento alla luce del mese estivo, e quindi il 26 avremo questo reading collettivo, questo incontro di rete tra direttori, e chiuderà con un reading poetico musicale il direttore della RAI, Angelo Mellone, che è anche un tarantino e farà parte anche della tavola rotonda. Il tutto inizierà alle 20 al Museo Diocesano di Arte Sacra a Taranto, in Città Vecchia, e ci tengo anche a sottolineare che il festival, proprio alla luce della contaminazione, della congiura di poeti, quindi tutto fa pensare ad una rete tra persone prima di tutto, unite dalla parola, rientra quest'anno nella manifestazione, nel progetto di turismo integrato dal titolo Taranto Grand Tour.